grazie all'assessore Malaschina. Tra l'altro invito tutti i presenti a rimanere anche dopo questo convegno, che ce ne sarà uno molto interessante sul nuovo PSR, cioè presenteremo un po' le novità, presenteremo la regione, presenterà le novità del nuovo piano di sviluppo rurale, che immagino sia un argomento di estrema importanza, insomma, per le imprese agricole del nostro territorio. Torniamo al discorso del Made in Italy. Allora, uno sforzo particolare in questi anni è stato fatto dalle Camere di Commercio per promuovere il vero Made in Italy all'estero. Abbiamo qui il Presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, che invitiamo per un saluto. Un cordiale saluto a tutti i presenti, ai relatori, alle autorità presenti, un particolare saluto e un ringraziamento alla Coldiretti, al direttore generale, regionale, al direttore provinciale, al presidente Mazzoni. Credo che sia importante questa riflessione questa mattina sul Made in Italy. Noi, l'Italia, è un paese ammirato nel mondo per la propria capacità, per i propri prodotti, e diciamocelo, a volte ci meravigliamo anche noi quando prestiamo attenzione a quello che facciamo, della bellezza e della bontà delle cose che produciamo. Noi ci incontriamo ormai con molti delle autorità presenti quasi quotidianamente, ma anche un attimo fa il senatore Ceroni, che ormai abitualmente va a guardare quali scarpe portiamo, e le guarda con un pizzico di invidia, perché effettivamente sono cose belle, oggetti che vanno al di là della loro funzione. Ecco, allora, se è vero che siamo così bravi e capaci di proporre al mondo, tanto di diventare punto di riferimento nel mondo per le cose che sappiamo fare e sono così importanti, quindi, per le manufatturiere, su un settore dove non si può discutere, è quello del settore agroalimentare. Io li saluto adesso, ma per ringraziarli tutti gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, non so se ci sono ancora i mezzadri, ma credo di no, ci sono altre forme, per quello che intanto hanno saputo costruire in questo paese, perché l'Italia, l'economia di questo paese è partita dalle campagne. Io mi ricordo quando ero ragazzino, io vengo dal mondo agricolo, e da lì, con l'impegno, il sudore, la passione, che si è create le condizioni per uno sviluppo complessivo. Poi, sbagliando, si è un po' trascurato il settore agricolo, perché eravamo un po' ubriacati dalle cose che davano risultati più veloci, e abbiamo un po' abbandonato questo settore. Poi invece ci siamo ancora resi conto che là c'era intanto la crescita continua del paese, e là c'era la possibilità di mettere a frutto un'esperienza e un modo di lavorare e di pensare che era indispensabile, intanto trasferito anche su altri settori, perché solo mettendoci dentro passione si riesce a fare e a proporre qualcosa che nel mondo viene copiato, perché se viene copiato, perché quello che facciamo è meglio, non si copia dai somari, si copia da quelli che sanno fare le cose bene. Allora, se è vero che lì si sapeva fare delle cose bene, fatte bene, e allora è evidente che andava riscoperto, e quindi c'è stata una specializzazione anche nel settore agroalimentare. Si sono introdotte quelle tecnologie che ci ha permesso di competere col mondo. Adesso il punto qual è, però? Il punto è che nel mondo non ci può stare, con nomi più o meno, diceva giustamente prima, storpiati, a volte buffi, qualcuno che cerca di camuffare il nostro prodotto con prodotti che sono stati realizzati, che sono stati proposti in maniera totalmente diversa. E se prima io evidenziavo il Made in Italy manifatturiero, che è importante che abbia una loro tutela, nel settore agroalimentare la tutela deve essere estremamente maggiore, perché qui non è più una questione di vedere qualcosa che ti piace, qui significa tutelare la salute della gente, la salute dei nostri figli, dei nostri nipoti. Io penso ai nipoti, che perché quando immagino che qualcuno gli propone
qualcosa che gli può far male, gli viene dall'accapponamento della pelle, e allora lì secondo me la galera è pure una cosa limitata per chi rovina la salute di ragazzi, di giovani che debbono crescere. E allora qui la tutela deve essere più importante. Allora mi auguro appunto che momenti come questi di riflessione diano indicazioni maggiori su come poterci tutelare, e per la verità io mi auguro anche che la tutela del Made in Italy non passi attraverso solo un controllo puntuale, che già le nostre forze dell'ordine sicuramente si impegnano a combattere, che la stessa Camera di Commercio attraverso i propri uffici cerca di fare, ma attraverso un'ulteriore promozione nel mondo, perché io sono uno che si muove nel mondo su più settori, io vi assicuro che laddove troviamo prodotti che hanno la matrice Made in Italy, con tutto quello che a volte noi anche qui dobbiamo imparare ad essere più certi delle nostre capacità, perché a volte ci critichiamo anche troppo facilmente per qualche frangia che pure lo merita, ma nella stragrande maggioranza è gente per bene, è gente onesta. E allora, se è vero che nel mondo abbiamo apprezzamento, abbiamo stima, noi dobbiamo aumentarla questa stima e dobbiamo farci conoscere ancora di più, perché c'è un mercato globale che aspetta solo che noi arriviamo con i nostri prodotti. Quindi io voglio immaginare un futuro dove la tutela del Made in Italy è solo far conoscere i nostri prodotti. Io e ci concludo con soddisfazione immensa, trovandomi a Shanghai, e io non sono uno che si adatta facilmente, mi dicono che quando si gira il bene in mondo bisognerebbe provare quello che fanno lì, però sai, quando vi vedete un pianto che proprio non ti va, allora uno gira un po' e cerca un locale italiano, e allora sapete che cosa ho trovato? Ho trovato la pasta fatta non solo in Italia, ma fatta in questo territorio, e in quel ristorante mi dicevano che facevano la fila perché c'era quella pasta e quel prodotto italiano. Ecco, mi auguro questo. Grazie.